Ciao a tutti, sono Davide Oldani, ristorante Do Cornaredo, Milano, Italia. Sono onorato di essere nel Club de Chef Samsung. Oggi vi presenterò il nuovo piatto con trota iridea, latte cagliato, uova di trota, acetosella e frutti rossi. Come vedete è una salsa molto delicata, quindi solo farina di mais, poca e acqua. Aggiungo le more, faccio cuocere per 10 minuti. Dobbiamo arrivare a 35 gradi per la giusta temperatura del caglio. Aggiungo 3 cucchiai di caglio vegetale. Lasciamo riposare per qualche istante. Qui a parte invece abbiamo preparato dell'acqua, aggiungiamo del sale, dello zucchero, una grattugiata di buccia di limone nel latte, l'acqua bolle, l'acqua salata e zuccherata bolle, possiamo spegnere e con molta delicatezza aggiungiamo il latte sui bordi, lasciamo riposare per una ventina di minuti, alzare il caglio con molta delicatezza. Andiamo su una griglia per poter lavorare bene. Questo è il risultato. Siamo qui, abbiamo terminato le salse. Allora, questa era la salsa di more, acqua e farina di mais. Abbiamo fatto la stessa cosa con le fragole, quindi acqua, farina di mais e fragole, anche loro frullate. E poi in ultimo questa salsa di acetosella. Anche qui ci siamo permessi di utilizzare un goccio d'acqua con poca farina di mais e naturalmente l'erba, la cetosella. Quindi in una c'è la mora e nell'altra c'è la salsa di fragole. Adesso tagliamo il pesce, questo è il filetto, la parte alta del filetto della trota. Questi sono i 3 tranci. Cominciamo mettendo la trota, aggiungiamo le sue uova per dare la parte di croccante. Qui abbiamo le 2 caciotte che abbiamo preparato, che possiamo girarle. Possiamo procedere facendo un piccolo, scavando il centro. Procediamo con la salsa di acetosella calda. Queste salse daranno il tocco di dolcezza che manca a tutto il piatto, finito. Completiamo il tutto con qualche pezzo di aneto. Credo che tutto questo piatto rappresenti la cucina del Do con l'equilibrio dei contrasti, dove c'è una parte cremosa con la caciotta, c'è una parte croccante, salata, sapida con le uova, quindi racchiude tutto quello che è l'equilibrio dei contrasti della cucina del Do e buon appetito!